Ben ritrovati a Target, trasmissione di approfondimento e di dibattito di Unica TV con main studio Marco Calvetti, opinionista e editorialista del quotidiano della provincia. Marco, parliamo oggi di una data importante che, però, nella quotidianità, come spesso succede, poi va un po' persa e si perde magari anche il significato. Pochi giorni fa l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto una cosa apparentemente semplice, banale ma molto significativa. La pandemia è finita. Ora. Eh, la notizia è passata un po' in secondo piano fra la guerra, i problemi del governo italiano, le elezioni amministrative, chi più ne ha più ne mette. L'armocromia eh, della Svegna. O lo scudetto del Napoli. Ecco. Però eh, è una data importante perché io eh, invito tutti, invito te a ripensare a quell'inizio eh, quel di primavera del 2000, quando l'11 marzo 2020, appunto, eh, la. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara inizi iniziata la pandemia. Già c'erano state le avvisaglie, i primi casi in Italia nelle settimane precedenti, l'incubo delle mascherine, le, le sirene delle ambulanze, i morti. E oggi questo le, capitolo... Le bare di Bergamo. Lo, lo, questo capitolo si chiude. Si chiude, però, come osservava un sociologo qualche settimana fa su una rivista internazionale una affermazione, una osservazione eh, banale, ma secondo me molto profonda, e cioè che chi è stato in qualche modo colpito anche l'ambito, negli ambiti familiari, degli amici, dei conoscenti, in modo incisivo e pauroso, che la paura... La, la, è pauroso, è paura, giusto. Fa, nel senso che hai paura e fa paura, eh, del Covid non... Non potrà esserci mai nessun pronunciamento, nessun de, nessuna decretazione neppure del, del massimo Magistero della sanità che possa cancellare quello che è successo. Questo è il dato vero perché le ferite le ferite sia quelle mortali sono morti 20 milioni di, ecco, che 20 milioni. Ecco, apro parentesi sul giornale aprirò la parentesi. Adesso lo apro quindi eh, eh, sugli schermi, 20 milioni che è spaventoso in sé, non fa molto effetto quando si pensa che siamo sulla Terra in 8 miliardi di abitanti, e considerava sempre questa osservazione, è solo lo 0,3%, ma 20 milioni è un dato spaventoso. E allora, la pandemia si è chiusa? Formalmente sì. Io credo che ci si debba accostare non con la leggerezza di si dire un capitolo che abbiamo alle spalle. Primo, perché ci sono ancora 20.000 casi. Sempre in Italia sono stati anche in settimana scorsa 166 morti e quindi metti pure le cause, i tipi fragili, eh, gli anziani oltre i novantenni, eccetera. Però vuol dire che è ancora c'è il circuito. Potremmo tornare in contatto con questo virus o con qualche sua variante. E allora non accostiamoci in senso liberatorio, accostiamoci avendo alle spalle un'esperienza. Che ci ha provato tutti, a seconda anche dell'ambito dell stretto familiare, ma anche lavorativo. Cioè, tu non hai trovato, Stefano, tu hai vissuto da, da, in, in questo ruolo tuo, qui, in tempi della pandemia, hai avuto misurarti col dolore, col dolore, con l'economia, con le crisi, no? È stata un'esperienza. <ride> ecco. Difficile per tutti, magari per chi come me ha avuto la fortuna di continuare a lavorare, di uscire di casa dal famoso isolamento, certo. quando le famiglie erano costrette. Sì. Ti ricordi, esci col cane? no? Posso. che. Cioè 100 metri, non 100 metri. Chi, chi fingeva, chi fingeva. Chi eh, fuori, ecco. di portare il cane fuori, per liberarsi oggi, dalla gabbia. Oggi sì, eh, scusa, è il dibattito che c'è stato. È uscito in questi giorni ancora la grande polemica. Di, uh, pensa che sono usciti in questi giorni, mentre in queste ore, in queste ore si è discusso uh, della. della questione del presidenzialismo, quindi la Meloni che, che martedì, eh, martedì scorso ha convocato le opposizioni per la nuova prospettiva per le future bicamerali che verranno e qualcuno ha detto attenzione perché la Costituzione è già stata tradita. Dai, dalle, dalle restrizioni sì, della, del, del Covid, sai oh, quando no. si diceva la libertà, c'erano qua il Novax da una parte e gli altri dicono no, però. Ecco. Beh, magari addirittura prima, quando non c'era ancora il vaccino, sì, è vero. Soprattutto c'era quel passaggio in cui. Delicatissimo, delicatissimo costituzionale: costituzionale, costituzionale colpiscono, violano i valori libertà. della libertà. Ecco, quando poi tu facevi i conti con i morti, vai a raccontare a quelli. Eh, e poi c'è l'altro aspetto, se permetti spesso ricordi che io ho passione per la medicina, tu lo sai, certo. altri hanno i francobolli, io non ho, ho francobolli da, 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 da appendere, da, da, da incollare, da collezionare. Però da, ecco, da, da collezionare, però... E allora ti dico, c'è un rigurgito del tema, anche perché con tutte le caute, con cautele del caso, ci sono alcuni, anche persone... Non, uh, particolarmente massimaliste di testa, o ideologiche. Certo. O fanatiche, che sostengono che il post-Covid abbia creato effetti collaterali. Eh. Io trovo, uh, Stefano. Io trovo persone con la scusa che questa storia della medicina, che ti vengono a dire no no, secondo me poi ho fatto trasmissioni televisive, ne ho fatte un sacco sulla medicina, quando mi trovano in sala a fare dottore mi visita e dice no io non sono mica il dottore, eh, certo. sono una, io sono, oh, yeah. sono un giornalista. Sappiamo uh, delle tue sappia, sa, Ecco, no, ti dicevo, mi chiedono adesso e dicono gente che ha dolori ancora, autodisturbi di qua, uh, cioè effetti collaterali. Guarda uno, ti faccio un esempio. Qualcuno ha detto addirittura, lo, lo dico e, lo, e, e immediatamente lo cancello, però che alcune um, malattie si siano ingigantite nel post-Covid. Tant'è che alcuni stanno studiando eh, vaccini mirati, mirati su tutti, legati a, a questa temperie del valore del vaccino, che prima si richiamava, ricordatevi che il vaccino salvato dal vaiolo, dalla, 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 dalla polomielite, che facevano danni enormi negli anni 60, 50, 60. Adesso, come riflesso, come riverbero, estremamente incoraggiante per il futuro del mondo della scienza, ma in ciascuno di noi, la malattia del secolo, il tumore, il cancro, si sta studiando. E addirittura qualcuno dice, che, qualcuno dice, super esperti, eh. Che, che nel, entro il 2030 si troverà il vaccino anticancro. Tu pensi che è rivoluzione. Ma lo, la sollecitazione è stata data. Ci diremo in Novax Bravissimo. Lo diremo, bravo, vi. bravo. La, eh, cioè questo, questo, questo stimolo è stato fornito dalla vicenda del Covid. Quindi, come sempre, nei fenomeni di crisi profonda dell'economia, della politica, della democrazia, ma anche della sanità, della, eccetera, vengono spunti eh, positivi. Perché, per esempio, i ricercatori adesso si sono scatenati ah, no? e ci sono a, allo studio 100 equip di ricercatori che so, hanno la testa chinata su questo fenomeno. E ecco, qui io vorrei chiudere, Marco, con un'ultima riflessione rispetto proprio a quei giorni, a quelle ambulanze, a quella conta, ti ricordi c'era la conta ossessiva. Il bollettino, di... Quotidiano, eh, di bollettino guerra. quotidiano di guerra. Ecco, tu giustamente hai individuato una, ehm, il bicchiere mezzo pieno da questa... Da questa vicenda sì. che ha segnato le nostre vite, tanto quanto una guerra mondiale, inutile dirlo. L'altra faccia della medaglia. Anche da un punto di vista economico. E magari il conto lo stiamo pagando oggi. Perché poi Bravo. Eh, Un'ultima un riflessione: ripensando a quei giorni, a quelle, a, quelle a quelle considerazioni sulla libertà, ecco, qual è l'unico insegnamento che ci ha lasciato questa esperienza? Cioè, ci sarà qualcosa comunque che ci portiamo oltre anche come insegnamento morale? o siamo ancora più divisi? Ti ricordi, andrà sempre meglio, ne usciremo migliori, è andata così? No, assolutamente no, non ne siamo usciti migliori, assolutamente, anzi, eh, si era sperato, anzi, si era addirittura individuato il Covid come l'occasione per una riflessione profonda, strutturale, sul sistema sanitario italiano, sul fatto che la battaglia non è quella così, approfittiamo anche per allargare un po' i nostri orizzonti Stefano, mentre si parla di autonomia differenziata, allora eh, si disse che bisogna tornare alla sanità territoriale ce, eh, no, centra, no, centrale come indirizzo e territoriale come presenza, mm. adesso la sanità pubblica è tornata in condizioni supercritiche, ci sono dei valori, degli indici spaventosi, non solo, ma a te pare possibile, tu sei, sei un quarantenne che la vita l'ha vissuta e la e la stai vivendo professionalmente mettendoci mani e, e, e testa nei fatti della vita de delle persone. Ma ti pare possibile che abbiamo invocato medici che mancavano, medici che crollavano e diventavano uh, simboli, Di simboli, emblemi del sacrificio totale, eccetera? E adesso abbiamo tre cose, ve le dico una in fila all'altra. Mancano medici e addirittura... Al tempo della pandemia tu ricordavi arrivò un gruppo di, di medici da Cuba, pagati con una cifra eh, eh, irrisoria e addirittura dalla Russia nella Bergamasca. Allora, vogliamo mobilitare le risorse nostre i nostri ragazzi e fargli vedere, secondo punto, la prospettiva del, della, della professione medica come un valore, dicevi tu anche, di dedizione, di sacrificio, eccetera ma anche un valore professionale scientifico serio e retribuito. E per fare queste cose qua, abbiamo ancora che fra due, due mesi, tre mesi, eh, quelli che finiscono il liceo si stanno già massacrando per studiare 7.000 domande di, eh, di, di un questionario in cui ti chiedono se, non ti chiedono se erano meglio i Beatles o i Rolling Stones, ti chiedono magari se i pu hanno vinto Sanremo o no. C'era questa domanda. Marco, non ne siamo usciti migliori. Sei d'accordo? Non ne siamo usciti. Grazie. Migliore. E poi, la, mano, ma sulla domanda lì, ti rendi conto che è assurdo o no. no? Tu, che sei uno studioso dei Beatles, che mi pare che hai fatto fatto la tesi rara sui Beatles. Sì, sì. Ecco, adesso non. <ride> ben poca no. cosa. Non obbiasarti, però lo, lo dico perché me, me, quando me l'avevi detto 15 anni fa, lo, te l'ho chiesto tre volte, che non, non ho capito bene, forse lui sei l'unico eh, raro a fare la però... Ecco, dimmi la domanda sui Beatles e sui Rolling Stone. Come, come fatto storico, prima che musicale, ha senso. Ma tu dici che si ha vinto il Pusarremo ce ne è scritto quello, ma ti pare possibile. Eh, il problema è che non ne siamo usciti migliori. Noi ne siamo usciti migliori perché noi i nostri vizi ce li portiamo dietro, le ingiustizie sociali si sono accentuate e quindi se dai una, eh, uno sguardo e fai un'analisi degli indici, eh, tenore di vita, giustizia sociale, egoismo, eh, solidarietà... Restiamo in mano alla splendida uh, realtà, all'universo del volontariato che uh, nel nostro territorio, così facciamo l'inchiavete, è formidabile, ma che, che va avanti sia che ci sia il Covid sia che non ci sia. Amara considerazione, amara verità. Grazie Marco del, del tuo pensiero.